nel primo quarto che fino abbiamo preso 24 punti, poi no, nel secondo quarto abbiamo fatto molto bene, abbiamo preso 8 punti. Poi la difesa, anche se abbiamo dovuto applicare la difesa tattica, però comunque ha funzionato e ci ha permesso di prendere il là, no? E quindi, come sappiamo, per noi partire da una buona difesa, ma non solo per noi, ma per la maggior parte delle squadre, è decisivo. Quindi da lì, insomma, siamo riusciti poi a trovare un equilibrio che ci ha permesso piano piano di chiudere la partita, insomma, con una relativa, se vogliamo, facilità. Abbiamo permesso un po' a tutti di giocare, e quindi questo è importante anche per il recupero dei giocatori che sono più indietro. E chiaramente, devo essere onesto, è stata più facile del previsto. Questo non toglie comunque che ci sono elementi, no, di riflessione, perché bisogna migliorare su certi aspetti, su certe pause che piano piano io spero di eliminare. Però questo, cioè, quando vinci di 27 punti, no, sembra sempre che non vada bene qualcosa, ma io sono contento perché chiaramente abbiamo vinto molto bene, ci mancherebbe altro. E poi direi che comunque oggi, che siamo alla 21esima gara, abbiamo anche un'idea più chiara di quello che è il campionato, nel senso che vediamo anche dei risultati e ormai dalla classifica, che è un campionato, come avevo detto in precedenza all'inizio dell'anno, molto equilibrato. Montegranaro, vabbè, lo sapevamo che era una squadra per tutti raggiungibile, si sta dimostrando tale, per cui un bel campionato dove c'è grande equilibrio. Adesso credo che tutti siamo in grado di fare delle valutazioni più vere, più realistiche, e quindi di capire che questa è una squadra che può far bene, che potrà lottare per le prime posizioni, ma come noi ce ne sono altre sei. Questa è la realtà, è un dato di fatto. Insomma, siamo partiti con le idee poco chiare, perlomeno intorno c'era poca chiarezza, molta confusione, quindi questo ha portato anche a tanta pressione che certi giocatori come i nostri, che per lo più sono giovani, ha creato delle difficoltà, sicuramente non ci ha aiutato. Io spero che alla luce di tutto quello che è successo si riesca anche ad apprezzare quello che, insomma, facciamo, perché comunque poi vediamo anche dei risultati di oggi, che sono squadre che fuori casa perdono, e noi magari, ecco, quando vinciamo non siamo mai contenti, anche perché vinciamo di un punto, perché comunque abbiamo avuto una palla, però già quando vinci è un grande, fuori casa è un grande risultato. Quindi oggi cominciamo ad apprezzare tutto quello che magari prima abbiamo disprezzato, e questo è importante. Insomma, abbiamo, credo, spero, tutti un'idea più chiara di quello che siamo e di quello che sono gli avversari. Andrea Quarisa da segni di recupero stasera, 10 punti, quasi doppia doppia, perché come rimbalzi, stiamo lì. Sì, questo è un elemento positivo per noi, no? Perché chiaramente per noi Andrea è un elemento importantissimo, quindi stiamo lavorando per recuperarlo sotto tutti i punti di vista. Sapevamo che sarebbe andato incontro ad un'annata particolarmente difficile, perché comunque tutti i giocatori che subiscono un infortunio così hanno un'annata sempre un po' difficile. Però questa sera ha dato dei buoni segnali, dobbiamo continuare a lavorare cercando di trasmettergli la giusta fiducia, come tutti quanti stiamo facendo. Anche Matteo Fabbi ha fatto una bella prestazione, 15 punti per lui. Quindi... Sì, questa è una squadra dove tutti devono e possono essere utili, e questa sera sono contento per Matteo, perché come anche gli altri sono ragazzi che si allenano seriamente, sono veramente dei ragazzi in gamba, ci si allena duramente, ed era giusto che anche lui raccogliesse, insomma, qualche soddisfazione, qualche risultato, per cui mi fa particolarmente piacere che anche lui oggi abbia potuto esprimere quelle che sono delle sue qualità, anche se può far molto meglio. Domenica invece nuovamente partita casalinga con Rimini, ovviamente imperativo è sempre vincere, è chiaro, vincere e ad avvicinarci sempre più alle zone alte. Sì, è chiaro, quando giochi in casa è imperativo vincere per tutte le squadre che puntano a una buona posizione di classifica, senza dimenticare che affrontiamo una squadra comunque ben attrezzata, secondo me, con giocatori che possono anche fare la differenza, come per esempio Pesaresi, ma comunque hanno giovani veramente molto interessanti. Noi all'andata abbiamo vinto alla fine, e ritornando al discorso di prima sembrava, no, quasi fosse stata una vittoria così, che
non andasse bene per come si era svolta la gara. Oggi ci rendiamo conto che è stata una vittoria importantissima alla luce di tutto quello che appunto sta succedendo. Per cui sarà una partita sicuramente molto più complicata di quello che è stato oggi, una partita in cui dovremo stringere i denti e migliorare quella che deve essere la nostra durezza mentale, le nostre qualità mentali. Grazie a tutti.